Vabbè, sto sparando cagate comunque, vabbè. Ma ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Oggi proverò a parlare del bullismo e del cyberbullismo. Perché mi è stato chiesto, un mio iscritto me l'ha chiesto e io a un certo punto gli ho detto di sì. Cazzo, adesso mi tocca fare sto video e io lo so che verrà fuori un video di merda, lo so. Se vuoi che sappia io del bullismo. Il bullo! Chi è il bullo? Il bullo in sostanza è una persona che è una persona, è una merda che se ne approfitta di altre persone più deboli, di ragazze più deboli, insomma. Allora, intanto io non sono uno psicologo, non sono un dottore, un educatore, no? Quindi quello che dirò io sul bullismo, cyberbullismo, prendetelo con le pinzette, ok? Allora, secondo me il bullismo può sussistere solo in determinate occasioni e se sussistono determinati fattori. I fattori sono innanzitutto che ci sia qualcuno che sia stato educato di merda, ok? Nel senso che secondo me il bullo di per sé viene educato di merda, perché se venisse educato bene non farebbe il bullo. E in sostanza, secondo me, imita anche qualcosa che ha subito in casa. Questo è il primo fattore. Il secondo fattore perché sussista il bullismo, perché ci sia il bullismo, è che ci sia una persona da umiliare. Una persona che non va bene, che per il bullo sia fonte di razzismo, sia qualcosa che lui non vuole, non può accettare, cioè uno sfigato, un imbranato, uno brutto, un puzzone, uno che si veste male, uno che non è capace a parlare, qualcuno per la quale lui si sente razzista e dice no, questa persona non va bene e voglio farglielo capire, voglio farglielo sentire. Okay, questo è il secondo fattore. Il terzo fattore è l'aggressività. Cioè, per essere un bullo devi essere geneticamente aggressivo. Ok? Devi avere questa aggressività genetica, nel sangue ce la devi avere. Quindi il bullismo sussiste quando una persona è predisposta geneticamente al bullismo. Sto dicendo cazzate, lo so, perdonatemi. Per non essere vittima di un bullo, cosa si può fare? Beh, innanzitutto io posso dare dei consigli. Posso dare dei consigli perché anch'io ho visto il bullismo, anch'io ho vissuto il bullismo. E penso di aver subito anch'io un po' di bullismo. Allora, innanzitutto il bullismo è razzismo. Questo volevo dire. Il bullismo è razzismo verso qualche persona. È razzismo al singolare. Cioè, tu non accetti quella persona. Prendiamo Muniz. Io ho scoperto da poco che ho la figa nel culo, mi piace scorreggiare sulle cappelle. Per esempio, lui fa abbastanza cagare, nel senso c'ha tutti sti pelotti, cioè io me li immagino anche che puzza, cioè sfigatissimo, poi c'ha sto modo che parla tutto da checca e quindi sì, nel senso nel web tutti gli scrivono devi morire, ammazzatelo e via dicendo, tanto che il caro dottor Clappis gli ha sparato dietro. Vabbè, cose di questo tipo qua, Giovanni Marco gli ha messo un petardo sul sedere. E questo secondo me è bullismo comunque. Perché tu vai a prendere una persona che ha dei problemi. Tu prendi una persona e le fai del male perché è brutta, perché ha un modo di fare di merda e perché non ti piace. Sì, quello è bullismo insomma. Che Muniz fa schifo. Come si può fare per evitare di essere vittime del bullismo? Beh, innanzitutto, una volta che abbiamo capito che il bullismo è una specie di razzismo, è razzismo al singolare, dobbiamo capire cosa causa questo tipo di razzismo qua, cosa fa scattare la molla nella testa del bullo. Consiglio numero 1: lavatevi. Cristo santo, lavatevi, non dovete puzzare. Cioè io mi ricordo a scuola c'erano persone che puzzavano.
puzzavano ed erano vittime di bullismo perché davano fastidio. Non sto giustificando il bullismo, assolutamente, ma cazzo, puzzavano. Ok, quindi lavatevi anche i capelli. Ho conosciuto ragazze che avevano i capelli unti, sembra scuola, parlo della scuola, e venivano prese per il culo. Cioè, queste cose possono portare anche al bullismo, provocare il bullismo. Vestitevi bene, ok? Non vestitevi da sfigati. Non vestitevi con un pezzo della giacca di Chuck Norris e un pezzo degli stivali di Rambo. Vestitevi, cazzo, un pelino alla moda. Vestitevi un po' con dei vestiti che vi stiano bene. Se siete un po' in sovrappeso, no, magari non mettetevi i vestiti attillati, mettetevi dei vestiti un po' più larghi. E stessa cosa se siete troppo magri. Insomma, vestitevi bene. Lavatevi, pettinatevi, abbiate i capelli puliti. E voi maschietti cercate di avere anche i capelli in ordine, non avere una capigliatura proprio alla, insomma, alla cazzo di cane. Questi sono consigli che vi do, prendeteli un po' come cazzo vi pare, perché poi se qualcuno fa il bullo con voi è perché non vi accetta per determinati motivi. Se state già subendo del bullismo, è dura, è un casino, non è semplice, perché una volta che si è presi di mira è dura, è difficile, però comunque si può migliorare la situazione. Cercate di relazionarvi al meglio con gli altri ragazzi della vostra generazione, del vostro gruppo, della vostra scuola, di quello che è, nel senso che non dovete cercare di risultare simpatici, ma non fate neanche gli antipatici. Siate voi stessi, cercate di relazionarvi, di insomma, ecco, tutto qua. Perché comunque anche il bullo va sempre a prendere persone che vengono già escluse anche dagli altri. Non va mai a colpire ragazzi, persone o ragazze che non vengono già escluse dagli altri. Perché altrimenti si troverebbe anche il gruppo contro. E il bullo in sostanza è anche un grandissimo codardo. Perché? Perché comunque lui non va a prendersela con qualcuno di forte, ma sempre da uno più debole di lui, per dimostrare, boh, che cazzo ne so, che è un grandissimo pezzo di merda. Comunque, prendete atto di questi consigli che vi do. Vabbè, quindi, lavatevi, vestitevi bene, cazzo, anche a seconda del fisico che avete, a seconda della generazione che vivete, a seconda di tante cose, siate un po', che so, messi bene, fighi. Capelli, che siano messi bene i capelli, Cristoforo Colombo, ok? Non siate degli sfigati di merda e relazionatevi con gli altri, parlate, relazionatevi, fate amicizia, insomma, non chiudetevi lì che poi tutti vi escludono e poi arriva il bullo e ti vede lì sfigatissimo e ti picchia. Non sto giustificando il bullo. Se invece siete già vittime di bullismo, ok, per far smettere il bullo ci sono diversi modi. Uno è ucciderlo. No, dai, insomma, se tu fai paura al bullo e lo terrorizzi, devi terrorizzare il bullo. Se tu lo terrorizzi, ok, per terrorizzare intendo che tu devi fargli capire che sei pronto a ucciderlo, ma sul serio però. In questo caso il bullo, una volta che avrà capito questa cosa, ti lascerà in pace. Io ho visto queste cose, ho visto un ragazzo che correva dietro ad un altro ragazzo, al bullo, con una pietra grande così, pronto a spaccargliela sulla testa, perché era schizzato di matto, non se la faceva più. L'avrebbe ammazzato, il bullo è scappato ragazzi, incredibile, e non gli ha più rotto i coglioni poi a questo. Come poi ho visto cose terribili, ho visto ragazzi che gli tiravano lo sciacquone con la testa dentro il cesso, e, insomma, cose bruttissime. Però se voi invece fate solo paura al bullo e non lo terrorizzate, questo poi aspetterà il momento giusto per vendicarsi e magari cercherà anche la complicità del gruppo se voi non siete accettati nel gruppo, ok? Quindi sarà peggio, cioè il bullo lo dovete terrorizzare. In ogni caso, se siete vittime di bullismo e non ce la fate più, dovete parlare con le persone, parlatene con i vostri genitori,
Perché se vi vogliono bene vi devono aiutare. Parlatene con i maestri, non abbiate paura. Non dovete dimostrare di essere chi? Di essere chi? Chuck Norris? No, siete già vittima di bullismo, cazzo, siete già sfigati. Quindi sfigati per sfigati, cazzo, parlate di questa cosa, che qualcuno vi aiuti. Ok? Parlatene con i vostri genitori, con i maestri, con i professori. Andate anche ai carabinieri, perché no? Insomma, ci saranno anche delle strutture dedicate anche a questi problemi. Adesso io non lo so, sinceramente, bene, ma ci saranno. Quindi datevi da fare, fate qualcosa, cioè cercate comunque di farvi accettare, ma allo stesso tempo, se comunque non siete accettati, non accettate di essere vittime di bullismo. Ok? Se qualcuno fa il bullo con voi, non va bene. Se qualcuno vi tira lo sciacquone con la testa dentro al cesso, non va bene. Se qualcuno vi picchia giornalmente, non va bene, cazzo! E la situazione deve cambiare, non è che devi stare lì a accettarla giorno dopo giorno. Perché dopo, cazzo, impazzisci, diventi pazzo, non ce la fai più. Quindi fermate questa cosa. Voi per primi, che siete vittime di questa cosa, dovete parlare con le persone che hanno determinate responsabilità, i vostri genitori, i professori, insomma, i presidi della scuola, cazzo ne so. Ok, questo per quanto riguarda il bullismo. Per quanto riguarda il cyberbullismo, io non so un cazzo del cyberbullismo. Cosa devo dire io del cyberbullismo, che non so niente? So che ci sono persone che ti rompono i coglioni via internet, che ti smerdano via internet. So che ci sono stati dei ragazzi che hanno messo un video di una ragazza, un video pornografico. Cazzo, questa dopo si è suicidata, porca puttana maiala. Ok? Questa ragazza era ubriaca, aveva fatto sesso con più ragazzi. E invece di ringraziare questa ragazza, sti stronzi l'hanno umiliata, no? Perché giustamente, cioè, se una ragazza fa sesso, no, con te o anche con i tuoi amici, cioè, ma la devi proprio smerdare così? Cioè, ma che senso ha? Cioè, devi ringraziarla piuttosto. Cioè, ok? Se non sto dicendo che quella ragazza lì ha fatto bene a fare quell'atto lì, sto dicendo comunque che quei ragazzi sono stati degli emeriti stronzi. Ok, cyberbullismo. Guardato su Wikipedia tipi di cyberbullismo che ci sono. Qui c'è scritto che ci sono i flaming, messaggi violenti e volgari. Vedi flame, mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. Insomma è facile, nel senso basta mandarle a fanculo, su dai, non ci vuole tanto. Molestie, spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. Bannatelo, bloccatelo, se uno fa così. Il problema c'è. Denigrazione, sparlare di qualcuno per danneggiare la tua vita, creare la sua reputazione via email, messaggistiche istantanee, gruppi sociali. Se qualcuno vi sta denigrando sui social network, secondo me lo potete anche denunciare, perché comunque lo potete denunciare per calunnia, ed è la cosa che io farei, mi sembrerebbe la cosa più giusta. Sostituzione di persona, farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi, pubblicare testi reprensibili. Anche questo, secondo me, è denunciabile. Inganno, ottenere fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici. Beh, questi sono più che cyberbulli, io li chiamerei grandissimi pezzi di merda. Cioè, se succede anche nella vita reale che ti confidi con qualcuno e poi questo va a sputtanarti in giro. Esclusione, escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione. Anche questo è abbastanza schifoso come atto, magari un amministratore di un gruppo ti banna così, senza motivo. Ah, cazzo ne so, andate a dargli fuoco alla macchina, così per vendere. Cyber persecuzione, cyber stalking, molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura. Secondo me questa cosa è gravissima. Cioè questa cosa ultima, cyber persecuzione, è gravissima. C'è uno che ti vuole incutere paura. Paura di che? Ma vai a fartelo mettere. Ok? Non abbiate paura. Reagite. Siete forti. Un altro modo che non ho detto poc'anzi per evitare di essere bullati nella vita reale, mettiamo un attimo da parte il cyberbullismo, è comunque imparare a difendersi.
ok, fisicamente e anche verbalmente, per carità. Per imparare a difendersi fisicamente dovete fare sport da combattimento. Ok, è la via più breve. Fate sport da combattimento. È la via più breve. Ci metti qualche anno, impari a difenderti, acquisti sicurezza, fai parte di un gruppo, capisci determinati meccanismi. E poi, per imparare invece a difendersi verbalmente, dovete leggere, cazzo, e parlare e giocare con le persone, anche con i discorsi. La vita è un gioco, vivetelo. E che cazzo, insomma, non so cosa è venuto fuori qua. Io ho fatto questo video perché mi è stato chiesto, non so, spero che che vi possa essere stato d'aiuto. Badate che i consigli che vi ho dato secondo me funzionano, ok? Quindi imparate a difendervi, imparate a parlare, vestitevi bene, non fate gli sfigati, e se vedete atti di bullismo e potete intervenire, intervenite, non lasciate che succedano. Se un domani avrete figli, Cristo, educateli bene, che non vadano in giro a fare i bulli, ok? Basta, tutto qua. Ho finito. Spero di essermi stato in aiuto. Bene ragazzi, dopo questo video di merda che ho fatto, ci vediamo al prossimo video! Sperando che non sia tra troppi giorni, perché ultimamente non ho mai tempo, non riesco più a fare una cippa. Non dire altro, un cazzo, non riesco più a fare un cazzo.